Siamo qua con Massimiliano Bruno, che ringraziamo per questa intervista. Grazie Grazie a voi, grazie Jack. per... Figurati. Ha Amico visto della la vita. vita, A andavamo al mare insieme, tra l'altro, tra Forte dei te Marmi, e Forte si dei pagava Marmi. 30 euro sull'Aurelia, ti ricordi? Come dimenticare? Madonna, le pizzette. Prima di Roberta, prima. Prima. Comunque, allora Massimiliano, tu sei uno sceneggiatore, attore, regista teatrale, regista, sono quelle liste che bisogna iniziare un po' a fare Sì. a inizio intervista, no? Perché in Però questa Italietta tutti fanno tutto, capisci? tutti fanno tutto. Però di tutto queste sfaccettature della tua professione, c'è qualcosa che ti piace più, cioè ti piace più fare, ti piace più scrivere, più dirigere, più fare l'attore, più dirigere il teatro? Cos'è che ti piace di più? C'è una roba che ti piace di più? Guarda, se guadagnassi col teatro, quello che guadagnavo col cinema fino a prima del coronavirus, perché adesso È finito vedrai. tutto. Esatto, io farei soltanto teatro in scena da solo cose scritte da me. Io farei proprio, cioè il mio il non plus ultra della mia espressione sarebbe raccontare i cazzi miei sul palco, traslando attraverso le storie, che è la cosa che ho sempre fatto facendo i miei spettacoli a teatro. Poi ho Certo. cominciato a vedere che guadagnavo 100 volte in più di SIAE se le cose le scrivevo per la Cortellesi, per gli altri, e quindi ho cominciato a scrivere per gli altri, per comprarmi quelle due o tre case che abbiamo noi che poi moriamo di infarto verso i 55. Ma è tipo che genere scriveresti? Fosse una cosa, cioè nel fantamondo in cui la SIAE paga tutto allo stesso modo. Allora, io sono un patito della commedia all'italiana. Certo. Di conseguenza, tutto ciò che è un dramma, però affrontato con sarcasmo, ironia, mi piace. E se tu analizzi, ad esempio, te la butto lì, la trama del mio primo film, Nessuno mi può giudicare, è la storia di una donna che, rimasta vedova e con i servizi sociali che vogliono portargli via il figlio, si mette a fare la mignotta in un quartiere di periferia. È la trama di un film di Ken Loach, apparentemente. Invece era un film divertente con la Cortellesi. Nel senso, la commedia all'italiana fa questo, inserisce la tragedia dell'Arno a Firenze nel film Amici miei, che è un film Certo, assolutamente goliardico, però Monicelli ci mette dentro il dramma. E questo, secondo me, insieme al neorealismo, sono i due filoni italiani, prettamente italiani, che secondo me hanno fatto la storia del cinema in questo paese. Cioè, quindi c'è tutta quella parte di cinema che è Sciuscià, Ladri di biciclette, per certo. intenderci, De Sica. Roma, sì, Roma città aperte, e poi c'è quella fetta di cinema, secondo me, che è stata importante, che è la commedia all'italiana, il Monicelli, Scola, Risi e Certo. poi, virgola, quei due o tre geni che abbiamo avuto irripetuti, che sono Fellini, Fellini, Michelangelo Antonioni e insomma, Pasolini. esatto. E quindi, insomma, per essere un paese così piccolo abbiamo comunque un'identità molto forte. E a me piace sempre raccontare in maniera amara delle cose. Poi ogni tanto non la faccio troppo amara perché sono vigliacco fondamentalmente, molte volte sì, cioè le volte ho detto no, sta cosa la voglio fare più leggera, incassiamo di più, mi compro casa. No, scherzo. No, vabbè, gioco su questa cosa perché in realtà sono problematiche che ci rifacciamo sempre quando parlo con i miei colleghi, così c'è sempre questa problematica di, una volta che sei entrato nel meccanismo, ragionare un po' con l'idea del meccanismo, no? Quindi Certo. ogni tanto pure i registi fanno l'errore, fanno dei compromessi, Ah, no? ok, Dei certo. compromessi col sistema, certe Chiaro. volte. E la maggior parte delle volte non sanno nemmeno che lo stanno facendo il compromesso. Chiaro. Senti, scusa, vuoi andare No, tu? volevo solo agganciarmi magari a Vai, questa vai, vai. domanda, ma magari la volevi fare tu. Edoardo. Comunque, riagganciandoci a questo discorso qua, per quanto riguarda il personaggio cioè il tuo personaggio Bucio de Culo dentro Boris, Boris. che appunto questo personaggio che resta poi, cioè è un personaggio molto malinconico, che comunque Nando resta un po' Martellone. incastrato, che resta un po' incastrato dentro questo,
appunto questo personaggio. Tu come lo vedi questo personaggio qua? Cioè. Ma io sono molto grato innanzitutto, sai, la storia di Boris nasce da un piccolo palco romano teatrale, il Teatro Colosseo, era un teatro dove noi giovani 20-25 anni provavamo a fare i nostri spettacoli e io in quel periodo facevo una puttanata che si intitolava I Tre Moschettieri e Mezzo, era una cosa dove guadagnavo 500.000 lire a sera, in prima serata, che allora erano tantissimi. Pieno di gente, ed era uno spettacolo un po' becero, un cazzatone micidiale. In seconda serata, alle 22.30, andava in scena uno spettacolo di Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico, e lì ho conosciuto loro, che sono stati poi i creatori, insieme a Pendruscolo, i creatori di Boris. E loro avevano un taglio, devo dire, molto particolare, molto aggressivo sulla comicità. E da lì è nata la nostra amicizia, e quando mi hanno proposto il personaggio di Martellone sono morto, perché Martellone è sostanzialmente la summa di tutti i cabarettisti beceri che io ho conosciuto negli anni 90, da Brignano a Cirilli, capito? Cioè erano quelli che comunque con 1125 parolacce in 3 ore di spettacolo facevano crepare dalle risate tutti. Popolino impazzito, livello intellettivo QI meno 12, e quindi era la cosa. E quando non sapevano come terminare la battuta, dicevano: comunque, resti cazzi, e bucio le furbe, le parolacce. Quindi era la presa per il culo di tutti quei cabarettisti lì, camicia di fuori e blue jeans. Ed erano cabarettisti, e poi sono miei amici, perché comunque poi sono diventati amici, Rodolfo Laganà, Brignano, Cirilli, però erano ai nostri occhi un po' dei parolacciari, cioè facevano quello che noi non volevamo fare. Allora Martellone è la presa per il culo di quella roba lì, che è il cabarettista romano che dice le parolacce, il pubblico italiano, che notoriamente non capisce un cazzo, sta lì e gioisce, e quindi era la nostra versione di pubblico di merda di Nanni Moretti, ricordate, certo, no? Certo. Credo, io sono un autarchico, credo che fosse. Quindi era, per me, da scrittura, geniale. Io poi credo, spero di averci messo del mio, perché poi ogni ciak che giravo ci stava il delirio della truppa, ridevamo tutti. Era... Mi ricordo una scena col povero Valerio Aprea, dove lo insultavo, lui era l'autore degli Occhi del Cuore, io lo insultavo, gli dicevo: brutto sceneggiatore de merda, quante case te sei comprato, E quindi ed è la verità. Poi mio malgrado mi sono ritrovato a scrivere film commerciali e a capire che scrivevo che ogni 2-3 film potevo acquistare un bene immobile, e quindi ho detto: che bello! E quindi sono diventato, mio malgrado, il carnefice che prendevo per il culo, no? Però boh. Però almeno lo dico, ci sono tanta almeno gente, tanta gente che ci fanno gli eroi e invece fanno delle cagate da anni. Magari ci vincono pure un nastro e un Davide. Però... Da qualche parte. Senti, ma a proposito di questo, mi aggancio, in realtà volevo farti una domanda sul neorealismo, però al di là del neorealismo e della commedia italiana, quanto per noi che, sai, noi facciamo delle cose... molto personali, quindi siamo totalmente fuori da questa macchina che vediamo con un po' di, sai, con questo alone di mistero che è il cinema italiano, il cinema come vuoi. Quanto di vero c'è in Boris? Cioè... Scusate, ogni tanto mi vengono a trovare degli amici, lui è... Bruce Lee. Quanto di vero c'è comunque in Boris? Cioè, nel senso, quanto poi il cinema dall'interno ha quelle dinamiche un po' grottesche, un po' così? Anzi, ma Boris è pure all'acqua di rose. Me l'ha detto in tanti. Cioè, nel senso, è tutto becero. Nel senso, il 90% dei casi nel cinema sembra di stare al mercato... che stai provando a pagare un filetto di merluzzo 2,40 euro invece che 3,10 euro. E tutto è questo, nel senso, c'è una grande volgarità, pur di produrre si produce roba di merda,
e quindi tre quarti dei film italiani che escono, forse dentro ci sarà pure stato pure qualche mio film, non sono all'altezza, altri non arrivano nemmeno a incassare qualcosa di decente, insomma, ci vorrebbe un po' più di severità, ma il problema è produttivo, il problema è non avere produttori creativi che capiscono questo film vale la pena di farlo e questo no. Perché che viene Pinco Pallino da Belluno che vuole fare un film e io personalmente lo leggo e dico questa è una merda, lui è un ragazzino, farà un film di merda. Eppure quello trova il modo di farselo produrre, magari dentro in una situazione come è successo negli ultimi anni, cioè tanti attori che hanno bisogno di lavorare, che fino a 10 anni fa vincevano i premi e prendevano dei soldini, adesso va meno bene, quindi tu chiudi un film con un paio di attorini che funziona, fa il film, sono brutti, nessuno dice bene che sono brutti, perché poi lo sport preferito dei giornalisti italiani è prendersela con le commedie, di solito, mentre invece le commedie continuano negli ultimi 20 anni a sostenere il cinema italiano, cioè la vera crisi del cinema italiano è su film d'autore che una volta erano straordinari e vincevano l'Oscar. Certo. Non, il problema c'è italiano, che non c'è Fellini, non c'è Antonioni, non c'è Visconti, non c'è Bertolucci, questi non ci sono. Certo. Mentre invece un film come Perfetti Sconosciuti avrebbe potuto girarlo pure Ettore Scola. Certo. Tra l'altro ha fatto anche qualcosa di simile Scola, perché comunque La Cena, La Terrazza sono tutti film che hanno Esatto. monolocation, no? Secondo me No, ma è diverso, ma nessuno di noi diverso. può essere quelli. Sai, se tu sei un autore, scrivi per il cinema e dirigi per il cinema, sei nato nel 1925 Certo. e quindi hai sentito la puzza di Mussolini che invadeva le città, hai Certo. fatto la prima guerra mondiale, hai vissuto il dopoguerra, hai vissuto i fascisti, i comunisti, le brigate rosse, i NAR, il muro di Berlino, il 77, e cioè è tutta roba. Noi abbiamo vissuto, siamo la generazione che ha vissuto a favore o contro di Berlusconi. Si è parlato per 20 anni di Berlusconi, di un uomo inutile che non aveva un cazzo da dire se non pagare le donne per farsi i pizzetti, e quindi c'è il nulla. Quando tu Certo. vieni culturalmente dal parlare del nulla, quindi noi proveniamo dagli anni 80 che già erano gli anni tra i più vuoti che ci stanno, gli anni 90 che ci hanno impoverito culturalmente, gli anni 2000 che sono il nulla a livello culturale, a livello politico, non hanno prodotto. Infatti, il frutto degli ultimi 20 anni sono i leader dei grandi paesi. Se tu pensi che un personaggio grottesco come Trump possa essere alla guida del paese più importante, della in teoria democrazia più importante del mondo, che un poveraccio come Boris Johnson, che mi dispiace, poverino, sta male, gli auguro di riprendersi. Però che ci siano dei leader del genere, che si dia retta a un pagliaccio come Salvini, Certo. o che l'immagine femminile in Italia se la stia prendendo la Meloni, che è una post-fascista populista che non ha niente dell'idea di donna, di come dovrebbe essere una donna. Perché se tu proponi religione e matrimonio, vuol dire che dell'essere donna non ci hai capito un cazzo. La donna non può essere religiosa e la donna non si deve sposare se vuole rimanere con un'identità forte. Sposare, passatemi il termine, intendo, Chiaro, chiaro, come come dire, non deve istituzione. essere la numero due dell'uomo. Che è lo spessore che hanno i registi come Faraday o altri, quella nouvelle vogue del cinema iraniano, libanese, Assolutamente. e quelli possono essere equiparati ai nostri artisti degli anni 60, 70, che avevano fatto quella storia lì. Noi non abbiamo un impianto sociale, politico e culturale per poter avere quello spessore lì. Tant'è vero che Muccino rifà, diciamo, C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, e completamente elude tutta la parte Sì. sociale e politica per andare soltanto sulle relazioni umane. Ma lui lo fa sinceramente, nel senso, non c'è dietro una scelta. Lui è proprio così. Sì, È sono così perché d'accordissimo. siamo impoveriti da quel punto di vista. Sono d'accordissimo. Io credo che proprio a livello narrativo ci sia oggettivamente meno da raccontare. Poi è una cosa che noi tra di noi diciamo molto spesso, guardando anche tanto cinema
estero, cinema che arriva da altri paesi, in effetti ti rendi conto che noi non abbiamo la storia da raccontare, i nostri drammi sono tutti interni, tutti psicologici, tutti noiosi, poi se vogliamo dirlo anche... Ma certo! È una rottura di cazzo, tutti questi drammi che andiamo a sviscerare, i nostri drammi personali, poi alla fine dopo un po' risultano un po' poco, no? Cioè, ma infatti Jack, quello che succede che cos'è? Che poi quel paio di film che prendono la sufficienza negli ultimi 10 anni sono visti come capolavori. Sì, e invece sì, poi li vai a vedere e insomma... Certo. Ti cazzi. Certo. Beh, nel senso, non si può gridare al capolavoro a quel paio di film che hanno fatto tendenza negli ultimi anni, perché non lo sono. Chiaro, anche perché è chiaro che se Vittorio De Sica ti scrive il film sulla Seconda Guerra Mondiale ha un senso, se lo scrive... un regista che ha vissuto, che è nato negli anni 80-70, c'è un po'. Ma è certo, ma è come se io scrivessi un film sull'omosessualità, è un argomento che non mi tocca, non lo conosco bene, certo. Non lo so scrivere, li deve scrivere qualcuno che conosce l'argomento, chiaro, non mi metterei mai a fare un trattato su Hegel, perché io non lo conosco così bene, lo conosco meglio di altri, però non conosco così bene Hegel. E quindi è l'animo umano, se poi è foraggiato da superficialità, come è successo nel nostro paese, tu pensi di essere anche profondo, però il massimo della tua profondità è qualcosa che non è profondo. Quindi quando trovi delle persone che hanno un livello di cultura cinematografica sufficiente per vedere che cosa succede nel mondo, allora le differenze le fai. Ci sarà differenza fra Faradi e Muccino, no? Cazzo, okay. Eppure sono degli esponenti, se vogliamo, come dire, simili, in teoria, da equiparare, no? Forse Faradi è più, non lo so, vicino a non so fare un esempio, forse Virzì, non lo so. No, perché comunque sia Virzì che Muccino ammiccano un po' alla commedia, Faradi non gli interessa. Non so fare un esempio. No, però quello che dice è chiarissimo, cioè, è proprio, guarda, noi in questo periodo stiamo guardando tanto cinema iraniano, ad esempio, ma non è, sai, per fare i cazzo di acculturati, perché ti assicuro che è l'ultima delle cose che ci interessa. È proprio che poi a un certo punto si svuota un po' di argomenti, no? Il cinema, quello... Per cui hai già vissuto delle cose che sono già un po' scontatine, un po'... Cioè, se mi devo mettere a guardare La Casa di Carta, mi metto a guardare La Casa di Carta, però sinceramente... Sì, però te la vedi mentre cachi, la Casa esatto. Cioè, l'ho vista pure io, però insomma... No, ma è chiarissimo. Vabbè, non parlare di tutto... Scusami, Roberta. No, prego. Vai, dimmi. No, in realtà io mi trovo molto d'accordo sulle tue parole, poi dette da una persona che lavora all'interno del cinema, insomma, sono è ancora più illuminanti. È bello. Sì. Noi in realtà siamo dei grossi consumatori di cinema italiano vecchia guardia, sì. Insomma. E devo dire che io lo dico sempre, il confronto assolutamente al presente non c'è, e invece mi trovo molto d'accordo su quello che hai detto, che ultimamente stiamo guardando molto cinema medio orientale o insomma comunque estero, non occidentale, diciamo, e lì sì che ritrovo un po', ovviamente con dinamiche totalmente diverse, un po' di quello che era il cinema del neorealismo o di quello che abbiamo parlato, quindi sono assolutamente d'accordo. Cioè si vede che c'è una storia reale, sì, dietro. C'è qualcosa di veramente consistente che ti cattura, non so. E invece molto del cinema attuale italiano è un po', non lo so, è che non ti rimane poi. Ma sai perché? Perché il cinema, quando è borghese, come è il nostro cinema. Abbiamo citato prima Perfetti Sconosciuti è una favola borghese, no? Racconta dei borghesi. I borghesi in un paese come l'Italia funzionano perché parte del paese sono borghesi e parte del paese vorrebbero esserli. Certo. E quindi pure il poveraccio, se guarda quelli che hanno una bella casa e parlano di argomenti, hanno un bel lavoro e tutto quanto, e gli piace. Questa roba ha sempre funzionato con i poveri, no? I poveri sono sempre grossi fruitori delle commedie che raccontano i ricchi. Certo. E
nel Medio Oriente non esiste il principio di borghesia europea o americana, occidentale, insomma, intesa come l'abbiamo intesa noi. Tant'è che c'è una via di mezzo fra il cinema medio orientale e il nostro cinema occidentale, che è il cinema che viene dall'Asia, dalla Corea, Giappone. Assolutamente. E loro fanno un tipo di cinema, se vogliamo, anche borghese, perché Father and Son racconta una parte di borghesia giapponese. Coreda. Eh? Coreda. Coreda, sì, giapponese. Giapponese, in una delle due famiglie, racconta una famiglia borghese e una famiglia non proprio di poveri, ma diciamo più sempliciotta. Ed è molto più simile al cinema europeo, sì, rispetto anche al cinema medio orientale, dove invece c'è comunque ancora quel senso di scontro sociale, sì, che rende la storia fortissima. Se tu pensi alla bicicletta verde, l'avete visto voi? No. Io no. Non vorrei sbagliare il titolo, è quello di quella ragazzina della bicicletta in Iran, a Teheran. Mi sembra si intitoli La bicicletta verde. Lì c'è una storia incredibile che racconta la figura della donna in Iran attraverso una ragazzina che semplicemente vuole emanciparsi con la bicicletta. Se ci avete internet sotto mano, Haifa al-Mansur. Esatto, Mansur. Io i nomi sono una pippa, manco mi ricordo quelli italiani. Io sto sempre a dire l'attore che ha fatto Americano Rosso, come si chiama, dico queste cose. E quindi lì però c'è qualcosa di formale in quegli orientali lì, nei giapponesi e nei coreani. I cinesi sono un mondo a parte, poi ne possiamo parlare. Certo. Nei giapponesi e nei coreani c'è qualcosa di formale che però incattivisce la commedia e la rende meno pop. E la formalità sta nella regia, quindi usare meno musiche, inquadrature studiate non per farti morbidamente fruire il film, ma per farti vedere realmente le reazioni, quindi macchina molto più ferma rispetto a noi che stiamo a fare dei carrelli in continuazione. Noi scarrelliamo come le figlie della mignotta in continuazione, Ciucco Carrello, due coglioni così, tutti quanti che pensiamo di essere Wes Anderson. Sono d'accordissimo. Però è così, dai, cioè siamo veramente... Ma il problema qual è? È che in Italia un poraccio che vuole fare un film, se fa un film incassa 150.000 euro, non fa il secondo. Quindi la scelta che c'è è che faccio una mezza cagata e faccio tutta la vita questo film, questi film, e in qualche modo vado avanti, oppure provo a fare nudo e crudo dei film come voglio io, in un paese dove non c'è il pubblico per vedere questi film. Non c'è il pubblico. Chiarissimo. Quindi io faccio, ma posso fare un film? Prova come giovane regista a fare un film dove i protagonisti sono 4-14 anni. Io ho in mente una storia in cui una di queste 14 anni è ninfomane, cioè c'ha bisogno di scopare in continuazione. Però in un paese come questo, dove c'è ancora Papa Francesco che ha palandrana, che benedice tutti, prova a fare un film del genere. Non lo puoi fare, non si può. Sai, Massimiliano, guarda, volevo chiederti una cosa, perché adesso scusa, ma inizierò con delle mille domande perché sono gasatissimo. Però una cosa che io ho notato, non so se la trovi vera, che c'è questo finto, forse proprio questo atteggiamento molto borghese, in cui si cerca di fare finta di avere degli argomenti espliciti, che mentre di esplicito non c'è un cazzo di niente. Cioè, io guardo dei film, delle serie in cui magari ci sono delle continui riferimenti alla sessualità, alla roba, che poi sembrano veramente dei link di Instagram, poi non vedi mezza roba, non vedi mezzo corpo nudo, perché sembra che poi, sai, attenzione, vedo quella roba, cioè non va più bene. Io metto a paragone, lo stavamo riguardando l'altro giorno, Happiness, con contenuti magari invece finti espliciti, e mi rendo conto che c'è una paura in realtà. Ci sono solo ste frasi buttate lì. Ma certo, c'è una roba di parola. Cioè, Happiness si vede uno schizzo di sborra sulla parete, capisci? Cioè, capito, è esatto. Un lavoro, questo è. E c'è qui in Italia, voglio vedere chi cazzo c'è il coraggio di fare. Ma va, ma zero. C'è un padre che è un pedofilo, c'è una storia, cazzo. Ed empatizzi con quel signore poi a un certo punto. Empatizzi, esatto, quello che ci ha colpito un sacco è proprio il modo di costruire il personaggio e il momento in cui arrivi ad empatizzare con esso, che è una figura che ovviamente tutti condannerebbero,
ma però arrivi ad empatizzarci, cioè quelli sono film secondo me con le palle. Assolutamente. Ma noi non abbiamo in questo paese un impianto culturale, cioè noi il massimo che possiamo fare è mettere nelle fiction due ragazzette lesbiche. Sì, sì, esatto. Che sembra che sia che stiamo facendo. Bravi, è proprio quello che volevo dire, no? Cioè che poi alla fine risulta banale, perché in realtà vai a colpire un pubblico che sai che non può condannarlo, perché non puoi, ma poi non c'è nulla da condannare, soprattutto ed è noioso, cioè è proprio noioso, sì. Perché poi in realtà è inconsistente dal punto di vista della provocazione, cioè è noioso, dai, è proprio noioso. E poi anche forse una... In Italia non c'è una provocazione reale, ma c'è una provocazione costruita. Ed è sempre sbagliato, perché non è che uno si mette a scrivere e dice dov'è che posso dare fastidio? No, tu scrivi quello che sei. Esatto. Il problema è che siamo, cioè che questa roba qua non l'avremmo mai fatta. No, decisamente. Cioè, non, perché, boh, non, però, nonostante... Allora, a me Martin Eden è uno dei film che mi è piaciuto di più quest'anno. Ok. Però poi... Vai a vedere il Festival di Venezia, puoi non premiare Phoenix per Joker? No, premiare... certo, chiaro. E allora, per me, quei premi lì non valgono più. Chiaro. Non ha più valore, perché Marinelli, bravissimo, 8.5, contro un 10 di un attore americano come quello, che sarà pure pazzo quanto te pare, però poi può quello non aver vinto Venezia e aver vinto l'Oscar? E allora è una cazzata? Ci sono tutti questi premi qua, io certe volte vedo i festival, le cose, poi ogni tanto vado a fare la giuria in festival più piccoli e capisco i meccanismi come sono, ma allora non bisogna dargli rilevanza sulla stampa. Se è una roba in cui quello deve vincere perché è Rai Cinema quest'anno, quello deve vincere perché è un po' come il premio Strega, no? della letteratura, che ogni anno deve vincere una casa editrice diversa, però poi non può avere una risonanza sulla stampa così grossa, perché è una cosa talmente pastettata che non va bene. Sono d'accordissimo. E gli Oscar la stessa cosa, un anno deve vincere la comunità nera e quindi 12 anni schiavo, che è un film, vediamo, un po' meglio che mediocre. Certo. Siamo tutti d'accordo che quello che hanno fatto ai neri gli americani, che sono i peggiori del mondo insieme ai tedeschi, sì, è terribile, però non è che semplicemente perché parli di Shoah poi vince un Oscar, no? Grazie. Quello è così, siamo tutti d'accordo che la Shoah è una cosa maledetta e schifosa e i nazisti fanno schifo, però poi, insomma, può essere che... Capiamo, no? Insomma, ci siamo capiti. Ma, senti, se invece, allora, ti voglio fare una domanda... ne salvi uno che dici, guarda, italiano, cioè italiano, dici, guarda, lui però che fa ancora film adesso, ovviamente un regista, lui cazzo te lo salvo, perché te lo salvo, me ne salvi uno. Ma guarda, non lo so, perché poi c'ho tanti amici, no, nel senso cioè se devo andare sui gusti sui miei gusti tuoi, certo. La risposta è no. Ma Sorrentino Bigazzi non me li salvi tu? Ma no, perché se io ho visto giocare Diego Armando Maradona con la maglia numero 10 del Napoli, quando arriva Zola, che è forte, non me ne frega un cazzo. Capito? E questo è Sorrentino Zola e viene dopo Fellini Maradona. Chiaro, quindi chapeau a Sorrentino. Tra l'altro io ho letto una volta la sceneggiatura di Sorrentino. Lui scrive molto meglio di come dirige, nel senso le sue sceneggiature da leggere sono meravigliose. Lui, quando ha fatto l'elogio funebre a Mattia Torre, ha scritto una cosa divertentissima. Insomma, è uno bravissimo. Però 8.5 non mi sono distratto mai. La grande bellezza, ogni 20 minuti, avevo 10 minuti che mi perdevo, perché il significato pregno di quello che voleva dirti Fellini, secondo me, Paolo Sorrentino, che stimo, che mi sta simpatico, c'ha un po' più di difficoltà, certo, chiaro. A dirlo. È chiarissimo cosa dice, chiarissimo. Guarda, è bravissimo, certo, no, è bravissimo, ovvio. Però non ho mai visto un suo film dicendo questo l'anno prossimo lo voglio rivedere. Certo, chiarissimo. Cioè, mi vedo più volentieri l'esercito delle 12 scimmie, capito? Cioè, chiarissimo.
Ma invece, guarda, io prima parlavamo di cinema orientale, devo dire che anche il cinema orientale è una cosa che a tutti noi appassiona abbastanza, per quanto in effetti comunque è sempre figlio di una democrazia, a parte quello cinese, è figlio di una democrazia che si protrae da diversi anni, quindi probabilmente da democrazia intendo dire un tipo di tematiche che probabilmente un po' rallentano, no, rispetto ai grandi drammi che si viveva pre-neorealismo. Però devo dire che in effetti il cinema coreano, il cinema giapponese, io lo apprezzo tanto, e anche quello comunque di Hong Kong cinese. Io Wong Kar-wai, per esempio, è uno dei miei registi preferiti in assoluto, per quanto mi racconta sempre quella favoletta un po', sai, romantica, come rispetto a noi, cioè cosa ha di più, di meno, cioè... No, ma guarda, il cinema spesso è frutto di una cultura, di un modo di vedere la vita, no? È così, e cambia, perché grazie al cielo io non sono lo stesso di 10 anni fa e tu adesso non sei lo stesso che sarai tra 10 anni. Cambiamo, evolviamo, insieme a noi cambia il paese. Quindi è ovvio che il cinema cinese degli anni 70 è diverso dal cinema cinese da adesso. Certo. È cambiato un bel po' a loro. Vera. Lo stesso in altri paesi, però dico che secondo me il cinema, che è cultura, è espressione di un movimento culturale, non, diciamo, è molto complicato non vederlo all'interno dell'impianto storico del paese dal quale proviene e di che cosa sta succedendo. Assolutamente. Altrimenti non potresti capire la battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo adesso, no? Però certo, sarebbe da far vedere nelle scuole, in modo che loro vedano la battaglia di Algeri e poi capiscono meglio il Bataclan. Certo. E l'11 settembre. Chiarissimo. Capito? Quello che dici è chiarissimo, assolutamente. L'aspetto, diciamo, del cinema orientale che mi piace di più è l'aspetto, cioè il rispetto che hanno alcuni registi per l'impianto quasi teatrale. Sì, è vero. Esatto. Quindi alle volte non c'ho bisogno di, come dire, di infiocchettarti il film, lo lascio crudo. E quando lasci una cosa cruda, mediamente, di solito, senti più il sapore. Cioè, se tu in una pietanza che mangi ci metti 7-8 cose e le mischi, viene un mischione che magari ti piace, tipo queste cose che vanno di moda adesso, sake, come si chiama? Poke. 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 Certo. Poke, no? Tu poke ci metti dentro 12 alimenti, mischi, capisci in cazzo, ti mangi sto colpone, spesso poi te lo ricarichi 2 ore dopo. Però dici, vabbè, così. E invece se tu in un piatto metti un asparago bollito, una goccia di aceto balsamico, un pezzetto di formaggio pecorino e una noce, e le mangi una alla volta, quindi il paragone è questo, che certe volte quando metto il sapore della noce e in qualche modo capisco che però alcuni hanno bisogno del triplo hamburger con bacon eccetera, e quindi a quel punto è una questione di background del fruitore. Certo. Cioè lo spettatore ha un background. Ora, siamo più o meno eleganti, più o meno beceri, più o meno fascisti, più o meno comunisti, più o meno populisti, cioè ce n'è per tutti i gusti. Cioè, guarda che nel mondo trovi pure uno stronzo che vede un Picasso e dice, ma che vordince che mi scoccazza il naso al posto della bocca, ma questo si è fatto una canna prima di... cioè c'è pure lo stronzo che dice questo, voglia. Eppure quello è Picasso, inevitabilmente, cioè è uno che ha lavorato sull'immagine, chi ha studiato e chi sa capisce meglio di chi non... poi ci sono pure i geni assoluti, perché non lo so, io di arte capisco a livello, come dire, scolastico, però quando sono andato a vedere la mostra di Rocco e ho visto il muro di luce, quello arancione, giallo e rosso, ho avuto la sindrome di Stendhal, mi sono emozionato. E chissà che mi è successo, oppure certo. Sicuramente mi è arrivata la vita, no? Certo. Quindi niente, il discorso generale è l'artista è in rapporto, in relazione sempre col pubblico. Bisogna vedere chi è l'artista e chi è il pubblico.
Chiarissimo. Sono due elementi inscindibili, ma pure un quadro di Ligabue. Cito Ligabue perché ho visto il bel film di Diritti l'unico giorno che è uscito, io sono andato a vedere. anche perché c'è, insomma, sono un amico di Elio e volevo... sono andato con i miei allievi del laboratorio di artigiani che abbiamo mandato il messaggio, il video messaggio, forza, bravo, e tutto. Però anche lì esiste un'opera d'arte senza qualcuno che se la gode. E poi ovvio che poi... Ma a voi vi capita mai che ci sta qualcuno che conoscete, qualche parente oppure il giornalaio così, che vi nomina un film che a voi vi fa schifo, che vorreste la pena di morte solo specificamente sul regista di quel film, di morire? E qui ci sta quello che dice, no, vabbè, guarda, l'ho visto, ma guarda, straordinario, ho pianto, brividi, guarda, brividi, ti dicono cose così. E magari in quel momento ti stanno a citare un film di merda di Calvagna, capito, uno di questi registi. Certo ci spesso, capita spesso. E devo dire che io reagisco con grande cattiveria, cioè io mi metto, faccio pipponi di 2 ore a rompere il cazzo a parentado e amici, sempre, perché, boh, così, perché sì. Perché io credo che bisogna anche un po' educarsi. Cioè io i film che guardavo 15 anni fa, probabilmente... ho 30 anni, 15 anni fa guardavo merda, no? E quella merda che guardavo, la guardavo perché non avevo mai provato a guardare di più. E se mi facevi vedere 2001 Odissea nello spazio a 17 anni, probabilmente non lo capivo. E lo capisco uguale, ma ho visto tanti contenuti di quel tipo, quindi capisco perché devo stare là a guardarmi 20 minuti di violini che suonano, e lo apprezzo. Però credo che sia un'attitudine, cioè cercare di educarsi a quel tipo di contenuto, quel tipo di narrazione, quel tipo di estetica in generale, no? Il problema è che questa è anche la grande utopia, perché nel senso che per fare questo dovremmo essere tutti uguali, invece già giudicare dall'arco costituzionale delle persone quello che votano, cioè io non potrò mai avere gli stessi gusti di uno di Lodi incazzato. Ho detto Lodi, che è una città da non nominare, adesso mi scuso. Per dire, comunque un leghista, no, perché nel senso che... Certo, chiarissimo. Però, insomma, è ovvio che ho delle persone che... Io ho i miei parenti, gran parte dei miei parenti sono calabresi. C'è una parte di Calabria acculturata che comunque viene da una cultura mediterranea particolare. Poi c'è tutta la parte di Calabria becera, che la cui cultura è qualunque mente. Certo. Certo. E quindi hai visto quando dice più pilo per tutto, ma fatto passare dalla risata, e tu dici ma vaffanculo, cioè nel senso che non ma io certe volte mi incazzo con chi mi dice a me che gli piacciono i film miei, certe volte c'è, cioè, quello no, lì quel pezzo di... io gli dico ma è una cazzata quello, ma che c'è, sei cascato, perché ancora stiamo a fare, no, perché è vero, no? Nel senso, uno deve, voglio dire, io ho scritto 30 film e ne ho diretti 7, diciamo che se salvo il 25% della mia produzione è grasso che cola, il resto, voglio dire, quando mi arrivano e mi fanno i complimenti mi rimbalza. A Roma si dice mi rimbalza, significa non mi frega niente, perché non mi interessa avere complimenti su una cosa dove ho scritto 4 gag in croce e dovevo far ridere, non mi frega un cazzo, ma che cazzo mi frega, cioè. E quindi il problema secondo te in questa prospettiva è più della domanda, cioè del pubblico, o dell'offerta, il problema del cinema italiano attuale? Ma il problema è un problema del paese, del continente e del mondo occidentale, secondo me. Cioè, nel paese c'è un tipo di cultura che c'è sempre stata, che tende verso il basso. Cioè, quello che pensano a casa nostra è che più le persone sanno e più è un problema muoverle. Di conseguenza, tu meno sai e meno cose sofisticate ti piacciono. Perché se sei abituato a mangiare pane e prosciutto, è molto complicato che la salsa di pistacchio con la noce moscata ti possa piacere. Esattamente. È complicato, no? E quindi è anche più complicato che certi approfondimenti dell'animo umano. Cito, visto che l'abbiamo citato prima, e che è comunque una passione comune a tutti e cinque, Una separazione, no? È un film, io trovo, geniale, perché ti fa
camminare sul crinale, come Happiness. Cioè tu per tutto il film non sai per chi ti fare, capisci le ragioni dell'uno e dell'altra. Certo. Ecco, pensa, vedete quel film insieme a Salvini. Chi è? Cioè a uno che ha fuori la testa per compartimenti stagni e che dice che bisogna aprire le chiese. Certo. In questo momento, o che bacia il crocifisso e il rosario e fa ste stronzate. Cioè, che cosa culturalmente posso avere in comune con un decerebrato del genere? Zero, non si può, c'è proprio un altro. E quindi è ovvio che per quello vanno bene i film di Massimo Bordi. Certo. E allora fa bene, e quelli sono il 50% degli italiani. Ecco 10 milioni di Massimo Bordi e 1 milione al bottellino di Farati. Certo, chiarissimo. E tu non glielo puoi levare, perché se gli levi Massimo Bordi, questi ti arrivano con la zappa e ti vogliono ammazzare. No, capito che voglio dire? Purtroppo però queste persone hanno il loro punto di vista, è democraticamente giusto che votino e che esprimano un pensiero. Purtroppo sono quelle cose che ti fanno dire, come diceva Gaber, io non mi sento italiano, ma purtroppo, per fortuna, lo sono. Cioè, nel senso, c'hai una componente italiana che c'è, però non ti riconosci in tutto quello che produce un paese. Certo. Però lo stesso pure negli Stati Uniti, cioè nello stesso anno in cui esce Tre manifesti e Abby in Missouri, magari esce un film del cazzo con Ben Stiller dove lui si burra sui capelli di quella, tutti pazzi per Mary, e va bene. Certo, è chiarissimo. Senti, Massimiliano, ma tu hai un laboratorio di arti sceniche, leggevo. Sì. Quello che volevo chiederti è, in questi giorni, cioè nel senso, cosa stai, cioè come stai cercando di, cioè nel senso, tu spingi più i tuoi studenti al mondo del cinema, al mondo del teatro, come, che consigli gli dai, come cerchi di essere il più possibile utile per la loro carriera? Cioè, dopo tutto questo discorso che siamo fatti, esatto, sì. Da una parte c'è, tra virgolette, comprarmi un appartamento, e dall'altro c'è, cazzo, faccio cinema per dare un contenuto. Allora io e i tuoi studenti, che penso siano un po' come dei tuoi figli, chi più chi meno, cosa, che consiglio gli dai? La prima cosa che faccio quando io parlo agli allievi del laboratorio di arti sceniche, che adesso sono circa 200 tra le classi di sceneggiatura, regia e recitazione, è, io non vi prometto niente, entrare nel mondo dello spettacolo è difficilissimo, i 1000 più bravi lavorano in un paio di raccomandati, ma i raccomandati sono talmente, diciamo, fuori dal nostro pensiero, che non ci dobbiamo pensare. Voi, per cercare di arrivare a fare questo lavoro, dovete essere molto bravi e molto preparati. Dopodiché cominciamo a lavorare, ed è ovvio che è molto dura nel corso degli anni dovere di essere sincero con i ragazzi, cioè di dire secondo me quali sono le loro qualità, ma anche quali sono i loro punti deboli, a volte debolissimi. Quindi è molto dura. Ci sono tre modi di fare questo mestiere. Uno è essere ligi al proprio pensiero, cioè essere artisti che a livello di pensiero specifico che hanno sul loro mestiere sono puri, e quindi fanno solo quello che li rappresenta. Scrivono solo le cose che gli piacciono, dirigono solo le cose in cui credono, fanno gli attori in cose in cui credono. Il secondo modo è essere completamente venduti, dei mercenari, cioè qualsiasi cosa capita, la pubblicità delle mutandine, la fiction becera su Rai 2, qualsiasi cosa, perché l'importante è che lavoro e che faccio un sacco di cose. E poi c'è il terzo modo, che è quella via di mezzo, cioè cercare di lavorare sul crinale tra la parte commerciale e la parte, diciamo, artistica, cioè essere, diciamo, al confine fra l'artista e l'artigiano. Quindi è la scelta più faticosa, no? Perché devi cercare di stare spesso con un piede in due scarpe, di cercare di, per comunicare quella cosa, di cercare un modo
che non sia troppo cheap, ma allo stesso modo che sia comprensibile anche a un pubblico più semplice. Insomma, una faticaccia mortale che io cerco di fare da 30 anni. È la scelta che ho fatto io, faticosa, perché poi alla fine non sei un autore, non sei uno che fa commedie troppo divertenti, ti metti su una via di mezzo e devi proprio beccare la cosa perfetta per essere apprezzato, perché altrimenti ti dicono però non era troppo comico, oppure sì, però era troppo comico per poter comunicare quel messaggio. E dopodiché si va avanti col talento personale. Io la cosa che dico ai ragazzi immediatamente, citando un brocardo greco, è gnotis auton, conosci te stesso. Chi conosce se stesso si evita tanta amarezza nella vita. Se tu impieghi gli anni quelli di formazione forte tra i 20 e i 30 a capire quali sono le tue armi migliori e su quale campo non devi assolutamente andare, perché non sei tra i primi 500.000 più bravi a fare quella cosa, di sicuro è un'indicazione importante per capire quello che puoi fare. Se tu invece non hai questo senso di autocritica, rischi fortemente di non essere coi piedi per terra. È come se io pensassi di potermi giocare un posto come centravanti agli europei di calcio dell'anno prossimo, considerando che ho 50 anni e peso 100 kg e sono una sega a pallone. Invece purtroppo continuano ad esserci persone in tutti i campi, in tutti i lavori, che pensano di poter avere il talento per fare quella cosa. Se tu non hai sviluppato, facendo un lavoro su te stesso, o da solo, o con uno bravo psicoterapeuta, se tu non conosci le tue possibilità, rischi addirittura a certe volte di essere ridicolo. E alle volte, purtroppo, mi capita di provvidare attori ridicoli, certo, e di provare un profondo senso di amarezza, perché quando ti arriva un provino con una persona assolutamente fuori parte o che comunque è una sega, tu da un lato stai perdendo il tuo tempo, uno, certo, due, il tempo che hai dato a lui non l'hai dato a un altro che invece magari se lo meritava, e tre, ti fa tenerezza, certo, ti amareggia il fatto che ci sono persone di 45-50 anni che non possono fare questo lavoro e che continuano a fare i provini e a guadagnare 890 euro all'anno facendo, magari ho fatto una posa in quel film, e tu vedi che postano sui social loro che sullo sfondo dicono buonasera, e quella è una roba che diventa quasi tracima in una malattia psichica, certo, capito? Mentre invece la formazione di un attore, sai, l'attore non è che per forza deve fare il film di Spielberg, nel senso, tu puoi essere un bravissimo attore che sta in una compagnia teatrale, fa Pirandello, Shakespeare, certo, Mamet, va avanti, guadagna il suo e sta bene, insomma il fine ultimo in fondo è anche quello di fare dignitosamente questo lavoro. Tuo cugino si guadagna i 1150 al mese alle poste, tu te li guadagni facendo la mattina una matinée dove fai Robin Hood, il pomeriggio un turno di doppiaggio e la sera stai in teatro a fare Shakespeare. E chiarissimo. Vabbè, certo. È un lavoro, c'ha una dignità, certo, come il salumiere, il giornalaio e il chirurgo. Senti, ma invece Massimiliano, ti voglio fare un'ultima domanda, cioè la mia ultima domanda è, ti vogliamo anche lasciare tranquillo. In questi anni c'è stata una sorta di bolla, secondo me, partita dai social media un pochettino, di gente che si è messa a fare un po' questo lavoro in modo totalmente improprio, ovviamente, senza presupposti fondanti per fare cinema, però comunque gente che si è messa a provare a fare gli attori, gli sceneggiatori, i registi, e ha creato una serie di contenuti che poi alla fine spesso non hanno fatto bene al cinema, credo. Come secondo te i social media faranno bene al cinema? Ci sarà una scuola di gente che comunque ha iniziato un po' da lì, che poi si diventerà professionista, o impossibile, non si può sapere, cioè come la vedi? Hanno dei limiti di superficialità profondi, intanto la durata delle cose che propongono, poi il tono che è sempre scherzoso, molto goliardico,
io non credo che si possa proporre arte in rete, certo. Insomma. Certo. L'arte va fatta nei posti giusti, su uno schermo cinematografico, a una mostra, a teatro, mentre invece si può parlare d'arte in rete. Quello certo. Sì, è un po' come stiamo facendo noi, e questo funziona, no? Chiaro, chiarissimo. Io, in effetti, poi gli esperimenti cinematografici di quei contenuti che arrivavano dal web hanno proprio tracollato, cioè nel fallimento assoluto, cioè, quindi insomma in effetti probabilmente è proprio una transizione che viene molto difficile immaginare, proprio da, cioè, trasporre per quel pubblico un contenuto che nasce web, diciamo. Anche perché poi per un contenuto web spesso è nato per farti fare una risata, certo, ed ha la stessa componente di una birretta, di una cannetta, cioè certo. Come dire, è un modo per quel minuto in maniera spensierata di staccare dal mondo per guardare una sciocchezza. Chiarissimo. Di fondo. Mentre invece poi quando vuoi fruire un'opera d'arte, comunque l'opera d'arte richiede il tuo impegno. Certo. Se tu vedi Ma Barata di Peter Brook, ti devi sedere 6 ore, entrare nell'opera d'arte e cercare di vederla, sono 6 ore di riprese, ma anche un film che dura di meno, oppure uno spettacolo teatrale. E tu ci devi stare col cervello, devi seguire, perché comunque l'autore, che spesso è un grande autore, ti sta dicendo delle cose importanti. Insomma, è proprio un altro sport, come il calcio e lo Yorkie Ball. Insomma. E secondo te, appunto, questo modo di... Perché poi i social hanno comunque un pubblico che è in realtà, di fatto, praticamente globale ormai, sempre di più. Secondo te ha danneggiato anche le capacità cognitive degli spettatori che poi vanno al cinema e non capiscono un cazzo, diciamo? È uno dei fattori che ha contribuito. Il principale è proprio l'educazione scolastica. Certo. I social, chi crea contenuti per i social spesso è figlio di annate in cui scolasticamente gli hanno insegnato poco. Quindi parliamo di tutte persone che pensano che Eugenio Montale sia un centrocampista della Cremonese. e quindi ti assicuro che ce ne stanno tanti. Io conosco persone, cioè mi ritrovo a fare discorsi con persone che non sanno proprio se gli fai un qualsiasi riferimento, ma anche nel modus parlandi, se fai un riferimento di una parola in latino, già non sanno che cos'è, gli devi, invece smart working lo sanno, cioè tutti questi inglesismi degli ultimi 10 anni, quindi non mi floddare, lo dicono, oppure mi stai hackerando, tutte ste minchiate. Poi però se tu in qualche modo fai dei riferimenti che dovrebbero essere colti al volo, no? Perché magari citi un modo di fare teatro, quindi tu magari ti ritrovi a parlare con uno che fa l'autore televisivo e gli dici il termine grotoschiano citando Grotowski e lui non sa chi cazzo è Grotowski, che vi ripeto non gioca come alla destra della colonia, ma è un ideologo del teatro mondiale. Purtroppo c'è questo. Poi il problema è che poi il mercato ti porta pure a semplificare. Certo. A me nessuno mi toglie dalla testa che dei grandi attori commerciali sono stati infilati anche in film da Oscar per una questione di ritorno commerciale al botteghino in Italia. Io penso che Carlo Verdone abbia fatto La Grande Bellezza perché produttivamente un attore del genere in un film del genere era una trovata, una bella idea e anche un modo per portare il pubblico più semplice a vedere un film che magari non avrebbe mai visto. Chiarissimo, chiarissimo. E quindi che cosa sono queste commistioni? E quindi va presa come artisticamente una commistione artistica, la Ferilli e Verdone in un film di Sorrentino, oppure sono dei compromessi? Non lo sapremo mai. Certo, certo. Non lo sappiamo mai. Di certo funzionavano, però. Chiaro. Beh, d'altronde anche Fellini utilizzava dei personaggi popolari, penso a Celentano ad esempio.
nella certo. sensibilità. Comunque, cioè, sono compromessi che secondo me sono sempre esistiti. Ma certo, ma pensa al Pinocchio di Garrone, se Geppetto non l'avesse fatto Benigni, probabilmente l'avrebbe venduto in molti meno paesi nel mondo. Sicuramente. Operazioni, del resto io utilizzo sempre degli attori per avere visibilità. Certo. Se tu vai a vedere i primi 20 incassi italiani degli ultimi 5-6 anni, intanto l'80-85% sono commedie, poi sono con attori che hanno spesso un passato televisivo, certo. Albanese, Ficarra e Picone, Paola Cortellesi, insomma tutte persone che vengono da grosso successo televisivo, e un paio di film che sono andati bene nei festival. Quindi tu trovi magari Il Traditore di Bellocchio che fa un incasso tanto quanto il mio film, per esempio, perché magari è andato bene a Cannes, ha avuto visibilità. Certo. E difficilmente trovi, raramente, io l'ultimo film che mi ricordo senza cast che ha fatto un sacco di soldi è forse Notte prima degli esami. Sì. Era un film senza cast che ha fatto 12 milioni circa di euro. Il resto è molto complicato fare un film con attori non di nome e che abbia un... Poi la cosa brutta qual è? Che un film rimane nella storia pure se è molto visto. Certo. Capito? È per questo che ci sono dei registi bravissimi tipo Caligari che hanno fatto almeno due o tre buoni film che però non sono stati, come dire, premiati dal pubblico e che magari fra 30 anni si perderanno. Certo. Mentre invece magari tra 30 anni in televisione faranno ancora Benvenuti al Sud, per dire, no? Chiarissimo, certo. E tu da regista ci pensi ogni tanto, cioè pensi che vuoi sparire nel nulla, vuoi che... poi so pure delle volte che pensi, certo, cioè, essere ricordato questa cosa anche sti cazzi. Però tu l'hai scritto Notte prima degli esami, se non sbaglio, sì. Però sì, l'ho scritto con Brizzi e Martani. Sì, lo sapevo. No, in effetti, cioè, è stato veramente tutto illuminante, devo dirti, è stato, cioè, fighissima questa chiacchierata pregna di cose veramente che ci ha fatto, non so, cioè a me ha veramente fatto del bene, quindi ti ringraziamo. No, davvero. Per me è davvero un grazie gigante. Sì, cioè. Davvero, no, guarda. E allora vi faccio un regalo. Vai. Amore psiche. Amore psiche, che è uno dei miei libri preferiti, Apuleio. Secondo me partendo da Amore psiche si può fare anche cinema migliore. Sì, io l'ho letto più volte, Amore psiche. È una delle mie preferite. Devo dire che una volta sto parlando. Scrivere una cosa su Amore psiche, Antonio, ti ricordi? Sì. Poi a un certo punto abbiamo un attimo desistito, però... Cioè, no, in realtà abbiamo scritto una cosina su Amore psiche, non è vero, cioè... Su, vabbè, una cazzata. Abbiamo poi dirottato su altro che ci sembrava più una cazzata. Io credo che la vera guerra per curare depressione, lo stare male, perché poi le vere guerre non sono il coronavirus o la seconda guerra mondiale. Secondo me la vera battaglia da vincere nei prossimi due secoli è quella della figura della donna all'interno della società nel mondo. Se l'identità femminile comincia a essere un'identità femminile come in Amore psiche, quindi la nostra immagine inconscia, le donne staranno meglio, ma pure noi uomini che impareremo a stare meglio, a non avere quel ruolo da carnefice. E quella secondo me è una battaglia psichica che dobbiamo fare, purtroppo io ormai sono vecchio, forse voi potete ancora, che siete trentenni, ma forse è la battaglia delle future generazioni. Cioè, emancipare l'immagine femminile significa creare dei rapporti migliori, più inconsci, e quindi stare tutti meglio. Invece è sempre... Molto Giddens, l'amore convergente di Giddens. Anche quella è una bellissima lettura. Bellissima. Quello è stata la mia tesi all'università, quindi insomma... Sai di cosa sto parlando. Sì, detto questo, proviamo a continuare a vedere un po' di buon cinema e a prendere anche delle belle fregature. L'altro giorno mi hanno dato una fregatura, ragazzi,
Ah. Il buco. Mamma mia, lascia recensione. Abbiamo fatto la recensione. Cosa, amico mio? Guarda, te lo devi vedere, è molto interessante. Ma vai al culo, va. La cagata. La metafora della povertà, ma vai a fare. Ma no, ma poi soprattutto con dei buchi di sceneggio. Ma per quale cazzo di motivo quelli a livello basso non tornavano sulla notte? Da solo, una porcheria, una porcheria. È un prodotto Netflix. Purtroppo, una bella... Vabbè, però c'è tanto buon cinema... Sì, sì, il fatto è che io ho proprio bisogno di andare in sala, di parlare ancora, di girare, cazzo. Va bene, Massimiliano, ti grazie mille. Di cuore. Grazie ragazzi, grazie per la chiamata. Grazie a te. Spero che mi passi l'allergia, grazie mille. Buona fortuna. Ciao, buona fortuna. Ciao, grazie. Ciao ragazzi.